iPecunia è un progetto che sfrutta il web e il digitale per aiutare le famiglie e gli individui a gestire meglio il proprio patrimonio personale e del proprio denaro. Informazioni finanziarie strutturate su una piattaforma digitale, integrate con consulenza e formazione finanziaria indipendente. Per i protagonisti dell'innovazione, Matteo Biancolini, iPecunia, Reggio Emilia. Ci racconti il tuo progetto? Sì, allora il mio progetto è una piattaforma per imparare a gestire il proprio denaro e costruire un capitale anche partendo da zero. Quindi l'opportunità in un unico luogo di trovare delle informazioni finanziarie strutturate e adeguate e la possibilità di incontrare anche una consulenza finanziaria realmente indipendente, diversamente da quanto si incrocia con le banche. Come sei arrivato il tuo percorso a questa idea, come il tuo percorso professionale, umano? Allora, io ho fatto una tesi di laurea sul livello di cultura finanziaria degli italiani, questa cosa mi ha stimolato molto. Dopodiché ho fatto delle esperienze sia in consulenza finanziaria e in banca e da lì ho potuto toccare, diciamo, con mano il problema reale e quindi poi ragionare su una potenziale soluzione. Gli utenti, i clienti a cui si rivolge il servizio? Allora, sono prevalentemente tutte le persone che hanno voglia di capire come fare a prendere delle decisioni consapevoli di gestione del proprio denaro. E quindi tutti quelli che non si accontentano semplicemente di, come dire, intessere un rapporto quasi fideistico con la persona a cui danno il loro denaro. Esatto. E quindi riuscire a prendere poi anche delle decisioni autonome. Il livello di sviluppo del progetto qual è in questo momento? Allora, attualmente la piattaforma è online, è possibile iscriversi e anche accedere a alcuni corsi di formazione e per poter poi anche selezionare alcuni consulenti finanziari indipendenti che sono già presenti, quindi le persone possono andare, ci sono dei contenuti gratuiti e degli altri una volta che uno si è iscritto. Quindi il servizio coniuga sia informazione ma anche formazione per i clienti utenti? Assolutamente, è proprio una soluzione integrata. Le persone hanno tutto quello che gli serve per poter imparare a gestire i propri soldi, dalle informazioni alla consulenza. La tecnologia che serve e fa funzionare il progetto qual è? Attualmente si tratta di banalmente un sito internet dove poi le persone possono iscriversi e navigare. In un secondo momento costruiremo anche una piattaforma per poter comunicare direttamente con il consulente indipendente e quindi poi abbattere anche le barriere geografiche. Tu sei Emiliano Romagnolo, la diffusione del progetto però a che mercati punta? Attualmente punta a tutta Italia, nel senso che è in italiano e riguarda le scelte finanziarie che del nostro contesto. Mm-hmm. In un futuro poi ci occuperemo anche di tradurle eventualmente in inglese, ma insomma per adesso siamo pieni con le mani rispetto al mercato italiano. Che risposta ti aspetti dai, diciamo, competitor che in realtà, come dire, esistono, anzi devo dire forse il motivo per cui tu hai sviluppato l'applicazione? Mi aspetto che riescano a vedere che questo modello funziona perché le persone cominciano a capire, quindi a prendere anche fiducia e che è la strada corretta per poter proporre un certo tipo di soluzione e aiutare le persone, invece di andare dritti con una vendita diretta di prodotti oppure di dare qualche informazione un po' campata per aria, insomma. Dal punto di vista strettamente finanziario, e qui parliamo, giochiamo in casa, il progetto finora come si è sostenuto e come speri si possa sostenere in futuro? Beh, attualmente è autofinanziato e devo dire che anche grazie ai ricavi che abbiamo comunque prodotto, perciò stiamo già fatturando e questa è una cosa secondo me importante. Fondamentale. E quindi, esatto, abbiamo ovviamente l'orizzonte di cominciare a scalare il modello per poter poi crescere nel tempo. Quindi i prossimi passi a breve, a partire da domani? E da domani c'è il rilascio di una serie di corsi per completare la nostra gamma e ovviamente di sviluppare la piattaforma per poter incontrare i consulenti indipendenti direttamente all'interno di iPecunia. I partner o i tuoi soci sei da solo o hai una squadra? No, siamo in due, e io mi occupo della parte di business, di marketing e tecnicamente di finanza e il mio socio si occupa della parte tecnica di sviluppo della piattaforma. Ok, perfetto, grazie mille, complimenti e in bocca al lupo. Grazie. Via.